Ora Dimmi che ti tutto. volevo avvisare che purtroppo sono risultato E mo positivo. come Vabbè, facciamo? Tu facile. hai sintomi da? 2 giorni. E avevi? E FFP2. io ho? Due dosi. Da 118 Da giorni. 4 mesi. E -2 giorni. sono 0 giorni. Di che? Di quarantena. Ah. A meno A che? meno che non hai Ma sintomi. quant'è la quarantena? Vabbè, si fa 10 giorni meno 3 dosi da 4 mesi con il nuovo E decreto allora? Ma 5. cosa? Il totale 4 diviso Il FFP2. 4 lo riporto. No, 4 più 2 diviso 2, euro. Giova, scusa, ma quando ci siamo visti 3 settimane noi? fa. E allora che cazzo mi chiama a fa? Allora, basterebbe solo questo, Jackal, per insomma, mandarci veramente tutti ad avere un sostegno da uno psicologo, no? Perché è davvero complicato anche capire tutta questa parte, conti, sottrazioni, meno uno. Però il tema è molto serio, il tema del bonus psicologo che abbiamo iniziato a raccontare da ieri, proposto, poi si è perso, poi è stato cancellato, adesso avete sentito, capiremo se può rientrare nel decreto ristori di giovedì e ne stiamo parlando in questa settimana. Perché? Perché il tema della salute mentale, è un tema che, è sottovalutato, forse c'è un approccio anche culturale. Sbagliato, no? Che si pensa che chi va dallo psicologo è perché è matto o c'ha qualche problema appunto mentale e basta. Non è così. Io do il buongiorno intanto a Luca Mazzucchelli, che per l'appunto è uno psicologo. Buongiorno. Buongiorno, un saluto a tutti. E perché ho letto una sua intervista su Vanity Fair, che lei dice: il punto non è il costo di andare in terapia, ma semmai quello di non andarci. Perché? Lei che fa questo mestiere, che quindi lo sa spiegare molto bene, questo tema della nostra salute mentale è così, sminuito, sottovalutato, troviamo bonus per qualunque cosa e poi invece quando si tratta davvero di dare un sostegno che è importante ci sono mille problemi. Non riusciamo a rendercene conto, eh. Parliamo, io credo anche a ragione, dell'emergenza economica, se ne è parlato tanto anche questa mattina, parliamo giustamente dell'emergenza sanitaria e questo perché sono emergenze tangibili che ci toccano tutti quanti noi, probabilmente nel nostro day by day. Tuttavia io credo che ci sia un'emergenza ancora più importante, ancora più profonda, che sta a monte di queste due emergenze e non è una semplice loro conseguenza, che è l'emergenza umana, ovvero l'emergenza degli uomini e delle donne che compongono il tessuto sociale delle nostre aziende, ma anche delle nostre famiglie, della nostra organizzazione, della nostra società. E se noi non ci occupiamo prima di tutto di questo, no? Degli uomini, delle donne, delle persone, della loro psicologia, allora andrà a finire che faremo un cattivo servizio anche rispetto a quella che è l'emergenza, tanto sentita, comprensibilmente, ripeto, sanitaria ed economica. Perché questa cosa? Perché vedi, se una persona va sul posto di lavoro che è psicologicamente claudicante, che magari è depressa, che è triste o che è molto preoccupata o che è spaventata, come pensi che possa occuparsi del suo lavoro? Come pensi che possa andare da un cliente magari a vendere un servizio, un prodotto? Allora, il punto è questo, no? Prima di me qualcuno diceva che se non ci occupiamo subito della crisi economica, tra qualche anno dovremo avere a che fare con molte persone depresse. E questo è vero, è un modo però di vedere la faccenda. Io dico che forse dobbiamo anche fare attenzione al processo inverso, ovvero se le persone continuano ad ammalarsi da un punto di vista psicologico, come faranno a rispondere all'emergenza economica? Perché non dimentichiamoci questo, che le aziende riusciranno a rispondere in maniera efficace alla recessione e alla crisi economica nella misura in cui gli uomini e le donne che le compongono saranno anche psicologicamente e mentalmente forti. C'è un punto, si è fatto qualcosa, per fortuna, con questo governo per dare un sostegno ai ragazzi. Noi sappiamo che i ragazzi, hanno sofferto e soffrono moltissimo in questa pandemia, soprattutto la DAD e quindi l'esclusione da una vita sociale e non tutti i ragazzi riescono a reggere o sono riusciti a reggere questo tipo di impatto con delle conseguenze terribili, dai problemi alimentari alle depressioni, problemi comportamentali. Da questo punto di vista si è dato un sostegno, però secondo me senza tenere conto che poi chi anche deve sostenere i ragazzi sono i genitori. A quel punto, se noi non diamo gli strumenti e un aiuto anche ai genitori, questa cosa diventa non solo un costo raddoppiato, perché comunque è un costo,
Ma anche, insomma, lei sa meglio di me che questi percorsi si fanno insieme, no? Soprattutto ai ragazzi. Bisogna far passare anche questo messaggio. Non è che siccome abbiamo dato ai ragazzi non diamo gli strumenti o un aiuto ai genitori. Assolutamente, bisogna aiutare il sistema nella sua complessità, no? Tante più persone riescono a essere psicologicamente forti, diciamo, tante più leve avremo per promuovere il cambiamento. Però attenzione, il sostegno che va dato alle persone non è soltanto di tipo economico, che certo farebbe molto comodo, sarebbe già un inizio, un bonus psicologo, no? Oltre al bonus monopattino, terme, ecco, e tutto quell'altro che vogliamo, che per carità. Sono bonus monopattino, me l'ero scordato. Beh, ho avuto un flash terribile. Anche la mobilità, cioè io non è che voglio togliere nessuno. Abbiamo però le strade, diciamo così, messe in regola, meglio prima il bonus psicologo. Ecco, però il discorso è che potrebbe servire anche ad alcuni che vanno in monopattino in maniera allucinante. Dallo psicologo, magari, va bene. Ecco, però il concetto è questo, non basta, il bonus psicologo è fondamentale, deve essere dato a ragazzi, ma anche ai genitori, chiaramente, ma non bastano i soldi. Il governo non può limitarsi, secondo me, anche se sarebbe già un bel passo avanti, a mettere dei bonus su questo argomento. Perché? Perché poi in realtà quello che si vede è che sono due i costi più importanti dell'andare dallo psicologo. Da una parte c'è il costo economico, ma dall'altra c'è il costo emotivo. E questo che cosa vuol dire? Che alcune persone, pur avendo la capacità di spesa di andare dallo psicologo, non si rivolgono allo psicologo. Perché? Perché ci sono dei pregiudizi, degli stereotipi. Cioè, ad esempio, quello che lo psicologo è il dottore dei matti, o delle persone fragili. Mentre invece non è vero, e le organizzazioni, la politica, il governo dovrebbe proprio prima di tutto, no, anche mettere in campo una battaglia culturale. Perché? Perché lo psicologo non è il dottore dei fragili o dei matti, ma è il dottore dei coraggiosi. Quindi serve. Quindi non io soltanto... sono coraggiosissima. Fantastico, siamo in due allora. Poi alla fine ho trovato quello giusto. Bene, ecco, però il discorso è questo, serve anche un cambiamento culturale e quindi ben vengano ovviamente tutti i sostegni al nostro conto corrente economico, ma bisogna anche dare dei sostegni al conto corrente emotivo. E questi in che modo li diamo? Diffondendo un'idea e dei valori per i quali lo psicologo è un dottore come gli altri, che può aiutare anche chi sta bene a stare meglio, e quindi cambiando insieme la cultura del chiedere aiuto. Senta, le chiedo una cosa, perché diciamo la critica che più mi è stata sollevata ieri. A che serve, visto che è un bonus una tantum, e comunque con la tariffa di, mettiamo quella più bassa, 60 euro a settimana, non ci fai nulla, non ci copri neanche un anno, perché sappiamo che insomma la media di una volta a settimana ci si deve andare, ammesso che forse c'è già un accordo, non lo so, ci potrebbe essere con gli ordini degli psicologi per fissare una tariffa, ma tanti dicono non serve, perché comunque alla fine se io spendo 2000 euro all'anno più o meno ho un bonus che mi porta a 1000. Questo non serve, non è sufficiente, non è abbastanza, vabbè, però cioè, come riusciamo a scardinare questo con le risorse che abbiamo? Questa critica è frutto dell'ignoranza che le persone hanno e di quei pregiudizi, di quegli stereotipi attorno alla professione dello psicologo. Dovremmo parlare di più di psicologia e di quello che fa veramente lo psicologo. Perché questo? Perché in realtà bastano anche poche sedute per iniziare a sbloccare dei processi. Quindi non dico che tutte le persone in poche sedute possono riappropriarsi al 100% della loro vita e essere felici, serene e tutto quanto, però spesso quello che noi vediamo è che anche con poche sedute una persona riesce a rimettere in moto il motore del cambiamento interno e poi anche da solo riuscire a reimpossessarsi della sua vita. E poi in realtà ci sono le tariffe, il tariffario dell'ordine dei psicologi dice che insomma ci sono delle sedute anche a 40 euro, quindi poi dipende, chiaramente c'è orientamento, c'è chi più articolato, chi invece più breve, ci sono le situazioni più croniche e che quindi lì serve chiaramente più tempo, o altri invece malesseri più transitori. E in tutti questi casi un intervento tempestivo dello psicologo può riuscire a sbloccare delle situazioni, mentre invece se uno non interviene anche solo con 3, 4, 5, 8 incontri spesso fanno la differenza. Se non vengono somministrati questi 8 incontri in tempo, la situazione che era transitoria diventa cronica, e poi con tutti i costi economici che poi il governo dovrà, di cui dovrà farsi carico per riuscire a far star meglio la persona. È così difficile, Fassina, da comprendere? No, non è difficile da comprendere, c'è qualche difficoltà operativa, perché è chiaro che ora per entrare nell'operatività
Come fai? Metti un fondo con qualche centinaia di milioni e fai click day, per cui chi arriva prima li prende e gli altri rimangono fuori? Oppure è una misura aperta, per cui può costare da 100 milioni a 1 miliardo, perché nel momento in cui c'è questa disponibilità tutti accedono. Quindi c'è un problema di operatività serio. A me pare che sarebbe molto rilevante se noi facessimo un passo avanti a quel punto strutturale, non legato soltanto al Covid, cioè di dotare ogni scuola di una figura professionale come lo psicologo. Sarebbe già questo, a mio avviso, un salto di qualità. Rimettiamo il medico in ogni scuola e lo psicologo in ogni scuola. Ovviamente non risolve tutti i problemi, ma potrebbe essere una di quelle misure che affronta il deficit culturale che prima veniva messo in evidenza, cioè la percezione dello psicologo come quello che deve curare i matti o le persone fragili, e allo stesso tempo darebbe un servizio. Non è, ripeto, risolutivo, ma ci farebbe fare un salto di qualità, per cui potremmo trovare su questo una convergenza anche, diciamo, gestibile sul piano finanziario e permetterci di dare un aiuto concreto a migliaia, centinaia di migliaia di bambini e bambine. Poi ci torno un attimo su questo, volevo sentire De Manzoni e il professor Trigilia su questo bonus psicologo, cosa ne pensano. Professore. Guardi, io non ho molta simpatia per i bonus, che non significa che non apprezzi il lavoro che possono fare gli psicologi. Secondo me, in una visione di riforma del welfare del nostro paese, di cui abbiamo bisogno, questo servizio andrebbe incardinato nella medicina territoriale, nei servizi territoriali, cioè non solo nelle scuole, come diceva Stefano Passina, ma anche in un rafforzamento di quella che si chiama la medicina sul territorio, quindi facendone un dato strutturale. I bonus vanno, vengono, danno adito anche a, spesso a delle situazioni discutibili dal punto di vista della loro gestione. Io credo che qui il tema sia il rafforzamento della medicina territoriale, dei servizi. Noi invece per anni abbiamo tagliato sulla sanità. Ora ci accorgiamo di come è importante rinforzare quelle strutture sul territorio che sono il vero argine di fronte ai gravi problemi che noi abbiamo. Ahimè, non ho visto un granché fatto neanche in questi ultimi 2 anni, purtroppo. De Manzoni? No, infatti in questi ultimi 2 anni non si è assolutamente dibattuto né a livello mediatico, ma soprattutto a livello politico, della grande emergenza del Servizio Sanitario Nazionale sul territorio, perché i medici, anche semplicemente come normativa, i medici di base non sono in questo momento inseriti pienamente nel Servizio Sanitario Nazionale, sono dei liberi professionisti che quindi hanno delle linee guida, ma poi reagiscono come meglio credono. Neanch'io sono un grande tifoso dei bonus, dico però una cosa, che in questi 2 anni abbiamo citato la Costituzione a senso unico. Nella Costituzione si parla della salute come stato generale psicofisico, non come assenza di contagio da un virus. Noi abbiamo preso solo questa parte, e in questi 2 anni abbiamo speso talmente tanti soldi che quei 50 milioni in più o in meno per il bonus non sarebbero la grandissima differenza. Poi che questa sia la soluzione di un problema reale, io francamente non lo so, non frequento, non sono un esperto della materia, un certo scetticismo ce l'ho, di mio personale, mio personale, ma siamo il paese che ha fatto più DAD, penso, al mondo, e solo questo fa capire quanto il problema sia grosso. Poi allora, professor Mazzucchelli, invece io frequento molto e ho trovato grandi aperture e grande giovamento, però qui abbiamo un doppio problema. Dalla parte il tema nome bonus, e qui si potrebbe risolvere, però giustamente Fassina dice qui siamo di fronte in caso anche a come operare, no, su questo. Io non so se il tema della scuola basta, anche perché
Avendo avuto figli a scuola, ho visto che poi il bambino che si avvicina allo sportello dello psicologo non è così semplice, magari gli altri bambini gli danno del matto, insomma non è così semplice, quindi probabilmente portarlo fuori a fare un percorso lo protegge anche lui. Ma lei come renderebbe questa misura strutturale e non da bonus? Come si può incidere? Allora, sicuramente la soluzione dello psicologo di base, quindi uno psicologo a fianco del medico di base, potrebbe essere un primo tassello fondamentale e importante. Detto questo, poi, vedi, un ruolo importante può giocarlo anche la stessa televisione, perché bisogna parlare di psicologia, bisogna sradicare alcuni luoghi comuni. Non bisogna vergognarsi, perché questa è la prima cosa che insegnano, diciamo non così. Bisogna vergognarsi. Togliersi il senso di vergogna, non c'è nulla di cui vergognarsi. Io trovo curioso che il grosso del lavoro per abbattere il pregiudizio contro gli psicologi ad oggi venga fatto sui social network. Cioè, sono gli influencer che ammettono, che dicono che vanno dallo psicologo, che raccontano la loro vita, anche la vita nella stanza dello psicologo, che riescono in questo modo a far passare un'idea di normalità nel chiedere aiuto a un professionista. E probabilmente, ecco, il cambio culturale da dove arriva? Dalla politica sicuramente, ma spesso la politica arriva dopo. Spesso la politica arriva a legittimare quello che è un sentire comune sempre più importante, sempre più profondo, no? Ecco, la televisione da questo punto di vista forse può portare anche lei un contributo, e sono stato contento oggi di aver potuto partecipare. La televisione, ma anche i professionisti della televisione, no? Non c'è nulla di male a dire conosco il tema, ho avuto bisogno di chiedere aiuto e ho chiesto aiuto. Va bene, vedremo se questo... Giovedì. Mazzucchelli, dobbiamo trovargli un altro nome. Togliamo questo bonus, ci aiuti a trovare un altro nome. Comunque, se questo aiuto psicologo riesce a passare giovedì. Grazie a tutti, grazie a Mazzucchelli, grazie a De Manzoni, grazie al professor Trigilia. Naturalmente ne riparleremo anche domani. Grazie a Fassina. Adesso c'è Andrea Pancani, Coffee Break.